Crutch, Bind, Set, benvenuti cari amici del canale Dan Patregui, ma soprattutto benvenuto Lorenzo, anzi Mandi. Esatto, Mandi, buongiorno. Buongiorno Lorenzo, come mai Mandi? Dai, spiegalo tu, dai. Perché visto che Italia-Argentina si gioca allo Stadio Friuli di Udine, sono in missione all'estero rispetto alla mia normale collocazione e sono in questo momento alla periferia di Udine, in un paesino, in un ridente paesino dove abbiamo trovato una sistemazione. Per la notte, a pochi chilometri dallo stadio, c'è il sole che illumina le montagne, una gallina che sta razzolando in giardino e oggi pomeriggio invece sarò allo Stadio Friuli alle 6:40 per Italia-Argentina. Bellissimo, bellissimo. Questa campagna friulana, bellissimo, Sì, fantastico. sì, sì. Tra l'altro, Lorenzo, adesso io non so se questa cosa sarà di buon presagio o meno, ma ieri qualcuno in chat mi ha scritto: ma lo sapevate che l'indirizzo dello stadio è in Piazzale della Repubblica Argentina? È vero, è vero. È proprio così. Beh, c'è anche il viale accanto, il viale dedicato ai fratelli Candolini, che non so se sono quelli della famosa grappa, che comunque potrebbe avere una qualche relazione con quello che succederà dopo la partita nel centro di Udine. Ok, sì, speriamo dopo e non prima o durante, perché cioè, quantomeno non per i giocatori, poi i tifosi facciano quello che vogliono, però sì, dai, in Friuli si mangia e si beve bene. Ti faccio l'ultima enogastronomica, però l'hai mangiato il frico, no? Allora, non abbiamo ancora mangiato il frico in questa gita, lo conosco abbastanza bene per via di varie connections che ho con il Friuli, ci siamo dedicati ad altri piatti tipici, abbiamo assaggiato la pitina, che è un salume, fra l'altro presidio slow food, molto particolare, fatto soprattutto con i parenti della capra. Okay, quindi stambecco, capriolo, camoscio, è una palletta di carne leggermente affumicata e resa al salume con intorno farina di mais ed era il vecchio pasto dei contadini che andavano a portare in alpeggio gli animali e che potevano portare questo salume che si conservava molto bene, molto facilmente e oggi è una prelibatezza rara da trovare. E poi il salame all'aceto, che è un secondo piatto tipico friulano, fettone di salame tagliate molto alte, messe in padella insieme a cipolle e aceto. Allora, per citare il mitico Cacio Mastrocola che è stato con noi a terzo tempo del martedì, del giovedì, bella vita voi del rugby, bella vita voi del rugby. Certo, frase chiave di Cacio sempre, e ogni tanto proviamo a rispettarla. Esatto. Allora, non parliamo oggi di enogastronomia, ma parliamo di rugby perché siamo a poche ore. Io ti ringrazio tantissimo. Ieri ho avuto così, ho detto io ci provo perché immagino che lì sarete abbastanza busy con un sacco di robe. Però ho detto, visto che ho sentito la voce di Lorenzo in conferenza stampa, ho detto, guarda che Lorenzo è lì. Allora, vediamo se riusciamo a beccarlo e magari ci racconta non solo la sua analisi tecnico-tattica, che è sempre molto interessante, ho visto che è uscito un articolo veramente fatto benissimo sul rugby, ma un po' anche le vibe, le sensazioni, come stanno i ragazzi. Inizio subito da una domanda, ma l'Amaro in conferenza stampa ha detto che qualcuno ha avuto una notte travagliata, e allora, visto che è tipo già la terza volta che succede sta roba, ma perché hanno sempre il cagotto questi? Non ho capito. È una bella domanda. Effettivamente la notizia che è circolata e poi appunto ci ha fatto un piccolo riferimento l'Amaro in conferenza stampa è che fra giovedì e venerdì notte, fra l'altro la squadra, gli azzurri sono rimasti a Roma fino a giovedì, poi giovedì sera hanno preso il treno, credo, e sono arrivati in stazione a Udine e si sono poi trasferiti in albergo, sono arrivati in albergo tardi. Che era già passata l'ora di cena, e nella notte tra giovedì e venerdì diversi giocatori hanno avuto problemi gastrointestinali e hanno faticato a dormire. Comunque erano tutti presenti al team run del giorno successivo, però ecco, c'era un po' questa cosa, si è saputa, è girata e sicuramente non è il modo migliore per avvicinare una partita così importante. La motivazione obiettivamente non te la so dire, però obiettivamente
ultimamente è successo qualche volta di troppo. Credo che sia tipo la terza volta, una cosa del genere. Anche se va detto che non è il modo migliore per avvicinare una partita, però va detto che i precedenti, per esempio, ci dicono che in un'altra partita molto travagliata, che tutti ricordiamo benissimo, resterà sempre come l'impresa di Cardiff, insomma, in tanti giocarono con problemi appunto gastrointestinali, con febbre e quant'altro, e poi forse lì l'Italia iniziò veramente a crederci, perché giustamente Quesada ha dato una svolta, però bisogna dare i meriti anche a Crowley, diamo a Crowley quel che di Crowley. Quella forse è stata proprio la partita della svolta, no? Che ci ha fatto dire a noi... Sì, sì, ha un po' cambiato la testa di tutti, no? No, no, sicuramente. Ieri abbiamo potuto assistere, i media possono assistere ai primi 15 minuti dei team run di Italia-Argentina. Quello dell'Italia un po' più serio, un po' più intenso al Friuli, quello dell'Argentina siamo rimasti dentro per una mezz'oretta e non è successo assolutamente niente, sono venuti fondamentalmente solo a vedere lo stadio, il Captain Strand non l'hanno fatto, lo hanno fatto la mattina allo stadio della Rugby Udine dove si stanno preparando, proprio perché avevano un po' paura probabilmente di svelare qualcosa, perché comunque negli stadi quando sei in trasferta c'è sempre qualche occhio, alla fine non puoi controllare tutto e ci sta che ci sia sempre qualche occhio di troppo, no? Allora c'era tutta la squadra argentina, abbiamo assistito a una sessione di calci ai pali di tutta la batteria dei piazzatori dell'Argentina, ma poi c'erano tutta la squadra, compresi i titolari, a bere il mate nella panchina dell'Udinese, ecco. Quindi dell'Argentina non abbiamo potuto vedere molto. L'Italia ha fatto un allenamento più concreto e infatti precisamente quando è scoccato il quindicesimo minuto dall'inizio della sessione, che avevano fatto giusto due esercizi di attivazione tecnica e motoria, poi ci hanno cacciato fuori, come giusto che sia, insomma. I ragazzi, solita domanda così un po' del cavolo, ma come li hai visti? Li hai visti convinti? Come erano le facce? Com'era la... No, c'era molta concentrazione e tutti erano piuttosto pronti. Si è avvicinato al bordo campo Ross Vincent, che invece in questo momento ha un acciacco fisico e quindi non si è allenato insieme agli altri, anche se era presente, cambiato da allenamento per chiedere un po', perché era colpito dallo stadio e mi è sembrato che in generale tutti siano rimasti positivamente colpiti dallo stadio Friuli, che da quando è stato rinnovato nel 2016 è diventato veramente un impianto super moderno da cui si assiste molto bene, con il pubblico veramente tanto a ridosso del campo di gioco, e quindi c'era anche una discreta così positività proprio per questo motivo, no? E fra l'altro ha detto anche l'Amaro in conferenza stampa quanto era rimasto positivamente impressionato da un impianto del genere. Sì, io spero che oggi, tra l'altro noi siamo abituati a giocare in casa barra trasferta, nel senso che a volte nel Sei Nazioni l'Olimpico, che spinge tantissimo, però è invaso dai gallesi, dagli inglesi, dagli scozzesi. Adesso c'è una folta comunità argentina in Italia, però immagino che oggi la maggioranza sia di tifosi dell'Italia. E io oggi spero che proprio questa vicinanza del pubblico sia un fattore. Non so, ieri se hai visto, poi non è stato un fattore, però ieri vedendo Irlanda All Blacks, primo minuto gli irlandesi o un tenuto a terra o qualcosa e esultano, mi è venuto una da boia. Alla Vinicius, cioè non so se guardi ogni tanto il Real Madrid, quando Vinicius fa qualcosa si mette ad aizzare il pubblico andando proprio a faccia col pubblico, e oggi io spero che i ragazzi sappiano anche coinvolgere lo stadio in maniera che lo stadio li aiuti, visto che ce li hanno proprio lì a pochi metri. Sì, assolutamente. Poi sarà praticamente pieno, non diciamo che sono vicini al sold out, vengono sempre tenuta una piccolissima quota di posti libera per ragioni di sicurezza e cose del genere. Dovrebbero essere su 25.000 posti circa 23.000 i biglietti già venduti, una cosa del genere. Quindi un discreto successo di pubblico. Udine è una città rugbistica, tu pensa che la prima società di rugby a Udine compirà 100 anni nel 2028, quindi è vicina al secolo di vita, quindi è una città piuttosto rugbistica all'interno di un territorio, però quello friulano, che
sta muovendo dei passi di crescita, ma non è mai stato a grandissima vocazione linguistica. Qui conta tanto il calcio, conta tanto il basket, e però averci tutto il movimento vicino sarà importante. Ieri sera al pub in centro a Udine, dove ho visto Irlanda-Nuova Zelanda, era strapieno di gente, strapieno di rugbyisti un po' da dovunque. C'erano alcuni con una maglietta dello Spalato Rugby, bellissimo. C'erano tanti rugbyisti italiani, persone con la maglietta dell'Italia, e un sacco di irlandesi. Un sacco di irlandesi a tifare la propria nazionale dal pub irlandese di Udine. Fantastico. Cosa fanno gli irlandesi a Udine? Vabbè, ok. Bello, bello. Ascolta, ci buttiamo dentro sull'analisi un po' più della partita. Io inizierei magari dalle formazioni, così diamo una lettura alle formazioni, commentiamo un po' l'Italia, poi commentiamo un po' l'Argentina e poi magari proviamo a dare qualche chiave di lettura per chi questo pomeriggio alle 6:40, io farò la live a partire dalle 6, mi raccomando ragazzi, ci vediamo in live e quindi insomma dare qualche chiave di lettura. Allora, partiamo dall'Italia, formazione dell'Italia, utilizziamo le grafiche degli amici di Notizie di Rugby. Quindi l'Italia scende in campo, aspetta che l'ha fatta mobile, quindi vabbè che me la ricordo. Comunque l'Italia scende in campo con Spagnolo, Spagnolo, Lucchesi, Riccioni, e Ruzza, Nicolo Cannone, Ruzza, Negri, Lamaro, Lorenzo Cannone, Pagerelò, Garbisi, Menuncello Brex, Ioane, Lainag, Capuozzo. E il 15 che ti aspettavi o pensavi a qualcosa di diverso? No, penso fosse il 15 che ci aspettavamo un po' tutti, al netto di alcuni testa a testa, no? Come può essere quello fra Nicotera e Lucchesi. Alla vigilia non avrei saputo dire quale iniziava e quale finiva la partita. Lucchesi probabilmente parte dall'inizio, proprio perché ha giocato un po' di più nel club e ha anche giocato forse un po' meglio rispetto a quello che ha fatto Nicotera, che magari ha risentito anche soprattutto di una situazione dello Stade Français non proprio ideale per iniziare una nuova avventura all'estero, ma per il resto poi è la formazione attesissima. È una formazione che nell'interezza dei suoi 15 giocatori non è mai stata in campo insieme, anche perché c'è il debutto dal primo minuto per la prima volta di Mirko Spagnolo, che è una cosa che ci attendevamo, soprattutto perché Fischetti, con un acciacco fisico derivante dall'ultima partita con le Zebre, non era certo di partire, non era certo proprio di esserci in generale, quindi dare la maglia numero uno a Spagnolo sembrava una cosa che stava per succedere, però sarà sicuramente un appuntamento e un'opportunità importante per lui, che ha iniziato questa stagione in maniera, direi, strabiliante per il Benetton. Sì, anche io pensavo Nicotera per varie ragioni. Intanto sì, è vero, minutaggio forse leggermente di meno, però alla fine anche Lucchesi, cioè, non è che sia super titolare in questo momento. Sì, c'è molta rotazione a Tolone. Sì, sono più o meno lì. Mi aspettavo Nicotera perché era stato lui che era partito titolare nelle ultime della Nazionale a Sei Nazioni ed era stato lui che aveva fatto il titolare nelle ultime due vinte, quelle del Summer Nation, del Summer Tour, no? Quindi la partita con il Giappone e con Tonga. E poi io mi ero detto, vabbè, Nicotera è l'enfant du pays, no? Lui è della regione, anche se è triestino, quindi mai della parte triestina, esatto, quindi mai mettere in commissione Friuli e Venezia Giulia, mi raccomando. Esatto, poi soprattutto Trieste e Udine, diciamo che c'è una bella rivalità, però insomma, comunque era la partita più o meno di casa, quindi ho detto, secondo me mette Nicotera. E invece ci racconta questa scelta di Quesada, che lì c'è ancora un dualismo che non è ancora risolto, quindi insomma interessante, bello, e poi il resto onestamente sì, anch'io me lo immaginavo più o meno così. Credo che il nostro gli altri dualismi io più o meno, Lorenzo, li vedevo all'8, volendo al 9, anche se mi aspettavo Pagerelò all'8, Lorenzo Cannone, Ros Vincent, però lì il dualismo si è risolto ancora prima di partire perché Ros Vincent è indisponibile. Si sa che cos'ha?
È un piccolo problema fisico, adesso io non ricordo nello specifico, però dovrebbe essere una cosa che si risolve nel giro della settimana, quindi per la prossima partita dovrebbe essere già probabilmente disponibile. Ok, e al 9 invece c'era l'altro, perché poi invece le altre posizioni le vedo abbastanza delineate, cioè questo è più o meno il nostro 15 titolare. Noi siamo andati avanti per un po' a cercare di scoprirlo il nostro 15 titolare, facendo un po' di prove, facendo un po' di esperimenti, sia in periodo Crowley che in periodo Quesada. Secondo me, non so se sei d'accordo Lorenzo, ma abbiamo un po' trovato il nostro 15 titolare, cioè appunto al netto di qualche piccolo dualismo, ma questi sono. Sì. Sì, secondo me la più grossa competizione in questo momento in realtà è per la prima linea. Abbiamo già citato il ruolo di tallonatore. Quello di pilone sinistro è in grande competizione fra Fischetti e Spagnolo, e adesso in questa partita diciamo eravamo certi della scelta che avrebbe fatto Quesada, ma non sono sicuro che sarà così per il prossimo futuro, e sinceramente comunque anche per la maglia numero 3 fra Ferrari e Riccioni non è banale. Insomma, non sarei rimasto sorpreso se la partita l'avesse iniziata Ferrari e invece col 18 ci fosse stato Riccioni. Questa è la parte più secondo me competitiva della formazione, perché poi è vero che magari il reparto più fornito è quello della terza linea, però mi sembra anche che Negri, Lamaro, Cannone è in questo momento il trio titolare. Quando c'è una partita importante da giocare e sono tutti disponibili, giocano loro, e Zuliani può essere l'impact player, Isecor e Vincent vengono leggermente un gradino sotto. Sì, Danilo, c'è da dire una cosa, che è: ci sono due volti che non vedevamo da un pezzo in panchina, e che quelli forse sono leggermente la sorpresa della formazione, che sono Dino Lamb e Tommy Allan. Non sono una gran sorpresa, perché obiettivamente quando sono disponibili è giusto che ci siano, però insomma non li vedevamo da un pezzo. Lamb dalla Coppa del Mondo non ha più giocato, Allan ha giocato la prima dello scorso Sei Nazioni. Sì, assolutamente. Su quello che dicevi sulla terza linea sono anch'io d'accordo con te, soprattutto perché è difficile, un po' come è stato difficile anche per Bortolami, privarsi di un giocatore come Seb Negri, che magari non sarà il giocatore più dinamico, più polivalente del mondo. Cioè, Negri fa una cosa, ma quella cosa la fa veramente tanto bene, ossia quello di mettere l'Italia sul piede avanzante. Perde qualcosa l'Italia ad avere Negri, perché hai una, per esempio, si parlava giovedì del fatto che l'Italia non abbia tantissime opzioni in rimessa laterale, nel senso che se tu ti porti ad esempio come terza linea un giocatore più leggero, e tra l'altro che l'ultima volta ha fatto benissimo in rimessa laterale, come Alessandro Isecor, subito hai un'opzione in più in rimessa laterale, ma anche per esempio Ross Vincent è un'opzione in rimessa laterale, certo, anche se qualche centimetro in meno. Però sì, quella cosa lì che fa Seb, quell'unica cosa che fa Seb è fondamentale in questo momento per il gioco di Quesada, no? Sì, credo che poi in realtà la cosa che fa Negri in generale sia dare mazzate a destra e a sinistra, perché comunque è importante la sua presenza fisica anche nella fase difensiva senza la palla. È vero che sacrifichiamo qualcosa in rimessa laterale, forse solo Izekor però potrebbe dare qualcosa in più, e Alessandro Izekor è un giocatore molto peculiare all'interno, che Favretto, certo, hai perfettamente ragione, loro possono dare qualcosa in più. Favretto in questo momento probabilmente è, lo sappiamo, anche nel Benetton è più indietro nelle gerarchie, e Izecor, che potrebbe legittimamente contendere la maglia numero 6 a Negri, però è un giocatore, come stavo dicendo, piuttosto peculiare, che nel sistema offensivo fa un lavoro molto diverso rispetto a quello che fa Negri. Dal punto di vista del ball carrying, Zuliani potrebbe essere la principale alternativa, però comunque è un giocatore diverso. Ecco, penso che Negri dal punto di vista del portare avanti il pallone e sia comunque ancora un passo avanti a tutti gli altri.
Chiaro. Ti faccio l'ultima sui titolari, poi torniamo un attimo sulla panchina che non l'ho ancora nemmeno letta, quindi perché Quesada ha detto una cosa interessante, secondo me. Proviamo ad analizzarla un attimo. L'ultima sui titolari è il discorso Capuozzo. In tanti in settimana hanno detto: ah, ma Tolosa ormai gioca ala, e tanti lo quasi chiedono che Capuozzo venga schierato all'ala anche per dare un'opzione di giocare con Tommyallan e Capuozzo assieme, con Garbisi, Tommyallan e Capuozzo assieme. Quesada ha detto: per noi Capuozzo è un estremo. Pro e contro di un Capuozzo ala rispetto a un Capuozzo estremo e viceversa. Secondo me, ovviamente, Ange Capuozzo sa giocare estremo, sa giocare ala, e a seconda del contesto all'interno del quale si trova, può recitare l'una o l'altra funzione. Nel Tolosa, il ruolo del numero 15 è un ruolo maggiormente di playmaking, che gioca un po' di più, piuttosto che di un attaccante che esplora gli spazi all'esterno, che è la cosa che fa meglio Capuozzo, no? Mentre nella nazionale italiana il ruolo un po' di secondo playmaker è rivestito da Nacho Brex, e quindi Capuozzo può dedicarsi a, come stavo dicendo, esplorare gli spazi, e lo fa partendo da una posizione che non è quella del giocatore più esterno, che ha delle praterie un po' più strette, un po' più limitate nelle quali correre, è più su una corsia, mentre giocando con la maglia numero 15, Capuozzo ha il campo un po' più spaccato in due da poter esplorare. Ecco, questa penso che sia la ragione principale, e credo che sia anche di fare necessità virtù e di mettere il meglio che si ha a disposizione in campo contemporaneamente, senza nulla togliere a Tommaso Allan, però ecco, togliere un po' di compiti a Nacho Brex per darli ad Allan, ma perdere allo stesso tempo qualcosa dal punto di vista della minaccia palla in mano del singolo, in questo momento è difficile, credo, per la nazionale, che doveva ritrovare prima possibile i giocatori un po' più collaudati, e Allan in questo momento non è un giocatore fra i più collaudati, visto che ha saltato la seconda parte delle Sei Nazioni e il Tour Estivo. Sì, assolutamente, assolutamente. Allora, invece, panchina, Quesada ha detto: si giocheranno due partite, cioè noi giocheremo due partite. Quindi a me questa cosa di Quesada, che già lo diceva a Sei Nazioni, mi piace tanto. Ossia, lui ha nella sua testa proprio lo svolgersi della partita, che cosa deve succedere nei primi 20 minuti, che cosa deve succedere nella parte centrale della partita, che cosa deve succedere, cioè non lascia le cose al caso, ce l'ha proprio chiaro in testa, è un meticoloso, e si vede e si percepisce, almeno a me sembra di percepirlo dalle sue parole. E allora dice: quell'ultima mezz'ora sarà quasi un'altra partita. E dopo andiamo a vedere anche la formazione dell'Argentina, perché io ho un po' l'impressione, adesso lo dico sottovoce, incrociando le dita, che l'Italia, mentre coi titolari forse come collettivo partiamo ancora un po' sotto rispetto all'Argentina, magari non one by one, ma in generale come collettivo, con la panchina invece, secondo me, un piccolo margine ce lo potremmo avere. E la leggiamo questa panchina. Allora, la panchina è Danilo Fischetti, a proposito di giocatori importanti, Nicotera, ne abbiamo parlato prima, Simone Ferrari, la prima linea non è per niente male della panchina, Dino Lamb, Zuliani, sto andando a memoria perché la grafica è scorrevole, però Zuliani, Alessandro Garbisi, Tommaso Allan e Marco Zanon. Ok, quindi questa la panchina dell'Italia, panchina che, ti dico la verità, Lorenzo, a me piace. Come dite voi in Toscana, mi garba parecchio. No, certo, ho anticipato prima un paio di temi sulla panchina. C'è tanta qualità obiettivamente a disposizione per entrare in corso d'opera. Qualche dubbio sulla tenuta di Fischetti, che obiettivamente ha un infortunio fastidioso e abbastanza importante, ma quella prima linea può e deve cercare di fare male quando entra in campo. Tommaso Allan serve per coprire due ruoli, quello del 10 e quello del 15. Penso che sia stato scelto 5 più 3 con Zanon, e quindi con 3 trequarti in panchina, piuttosto che 6 più 2, come spesso ha fatto l'Italia, perché l'Argentina è una squadra che ti fa correre tanto, cerca sempre di attaccare zona 3, zona 4, quindi diciamo le zone del campo che sono più lontane dall'origine del pallone.
soprattutto questo fra le due linee dei 22 metri, no? Nella parte centrale del campo. Quindi bisogna correre tanto, muoversi tanto, e a un certo punto un cambio per Menoncello o per Brex o per qualcun altro dei tre quarti è necessario che arrivi. Ma secondo te in quell'ultima mezz'ora l'Italia, e così mi collego alla formazione dell'Argentina, perché così andiamo a vedere anche la loro, se è vero che ci può essere questo edge, questo vantaggio dell'Italia nell'ultima mezz'ora, secondo te è verosimile l'idea che l'Italia appunto in quell'ultima mezz'ora, se la partita resta abbastanza vicina nel punteggio, possa dare l'accelerata decisiva? Ma sì, sinceramente sì, mi preoccupa però un po', diciamo c'è un'altra faccia della medaglia, perché è vero che la nostra panchina è veramente qualitativa, però dobbiamo anche pareggiare un'Argentina che nel Rugby Championship, ok mi dirai è passata un po' di acqua sotto i ponti, è vero, però bisogna pur tenere conto che nel Rugby Championship l'Argentina ha segnato praticamente lo stesso numero di punti nelle prime mezz'ore dei tempi che nei 10 minuti finali, quindi nei 10 minuti finali del primo tempo e del secondo tempo ha concentrato larga parte dei suoi punti ed ha avuto più benzina delle altre squadre quasi sempre. Se tu vai a vedere invece i dati separati per quarti di partita, le cose si impennano ancora di più, cioè fra il 20° e il 40° e fra il 60° e l'80° l'Argentina ha segnato una cosa come il 70% dei propri punti. Chiaro, sì, quindi bisogna appunto non facciamo i conti, cioè, senza l'oste, non facciamo i conti. No, è una squadra l'oste. In grado di esaurire le energie degli avversari e di essere più brillante degli avversari alla fine della partita, alla fine delle frazioni di gioco. Sì, e poi non è che la panchina dell'Argentina sia proprio pizza e fichi, però ho questa sensazione che... Allora, leggiamola questa Argentina. Argentina con tanti volti noti, ovviamente, partendo da Tomás Gallo, che si troverà a fare mischia con i suoi compagni del Benetton. Vabbè, fronte a fronte, se restasse a lungo potrebbe trovarsi contro Ferrari, poi comunque c'è Mirko Spagnolo dall'altra parte, comunque Gallo, Montoya, Sclavi, Molina, Rubiolo, González Samso, Grondona, Oviedo, Bertranù, che è stata un po' una sorpresa anche per gli argentini stessi, Albornoz, che ormai forse è il titolare, Del Guy, Orlando, Sinti, Isgro, attenzione a questo nome, Mallia. Per quello che riguarda invece la panchina, qua leggiamo tutto assieme, Ignacio Ruiz, Ignacio Calles, Gomez Codela, Alemanno, Pedemonte, Gonzalito Garcia, Tute Moroni e Santiago Cordero. Allora, ti dico subito una cosa. Ieri ho ascoltato una preview in argentino degli argentini che facevano la preview di questa partita. E loro hanno detto le seguenti parole. Hanno detto, ma forse con l'Italia saremmo anche potuti andare con una squadra un po' meno seria. Nel senso che, vabbè, erano due tipi su YouTube, cioè non l'ha detto. Sì, sì, no, va bene. No, ma alzo le sopracciglia non tanto per questo, però cioè, l'Argentina è in una situazione in cui in alcuni ruoli ha finito i giocatori. Esatto, anche io mi sono... Meno seria è difficile. Esatto. No, però loro hanno detto, per esempio, avremmo potuto far esordire Bernasconi, che è una vita che che ormai l'ha chiamato Conte Pomi e non l'ha ancora fatto esordire. Visto che si giocava in Italia, avremmo potuto cappare Prisciantelli, avremmo potuto mettere Lissade. Cioè, hanno detto... Perché poi nelle altre non possiamo più, perché poi le altre due sono Irlanda e Francia e quindi o li facevamo giocare questa o praticamente, salvo infortuni, non giocano. Questo è stato il commento degli argentini. Che ci sottovalutino un pochetto? No, però obiettivamente, adesso che me l'hai esplicitata, è in effetti anche condivisibile, perché e forse era anche quello che ci attendevamo noi, perché io sinceramente... Bautista Bernasconi me lo aspettavo e pensavo che Geronimo Frisciantelli avrebbe potuto vestire la 22 o la 23 e fare da utility back che può diventare il nuovo numero 10 o il nuovo numero 15 a partita in corso e invece comunque Conte Pomi è andato con gli sperimentati e anche con qualche ritorno di qualche
di qualche vecchia gloria, perché insomma Santiago Cordero in nazionale si vedeva un bel pezzo, ma lo stesso Mattias Orlando, che gioca titolare con la maglia numero 12, per me è la sorpresa più grossa. Questo signore, che è un validissimo giocatore, molto esperto, però a 33 anni non era stato convocato al mondiale, gioca nei Miami Sharks negli Stati Uniti e si trova a vestire la maglia numero 12 contro l'Italia in una posizione fondamentale per come attacca l'Italia, fondamentale per come attacca l'Argentina. Sì, tra l'altro gli assenti, facevo la conta l'altro giorno, sono 7 e tutti e 7, cioè considerando anche Bofelli, cioè considerando quelli di lungo corso, e tutti e 7 sarebbero titolarissimi, perché hanno Lavagnini, Matera, Kremer, i due Carreras, aspetta, chi mi sto adesso dimenticando? Ne avevo contati 7. Santiago Chocobares. Chocobares, che sarebbe il numero 12 titolare. E non c'è, non so se lo avevo incluso, ma non c'è Facundo Isa, che si è preso un sabbatico di un anno dalla nazionale argentina, quindi comunque un'altra terza linea che manca. E Emiliano Bofelli. Quindi erano i 7 che ho contato. Caspita, cioè questi 7, cioè non è che siano nomi leggeri, cioè sono tutti, tipo questi 7 sono tutti 7 titolari indiscutibili dell'Argentina. Se domani ci fosse un mondiale giocherebbero tutti i titolari e probabilmente giocherebbero tutti i titolari anche nell'Italia. Quindi insomma, cioè, no, certo, manca, certo, assolutamente. Ti manca Pablo Matera, ti manca Chocobares, ti manca Bofelli, ti manca. Eh sì, secondo me l'assenza più pesante è quella di Santiago Chocobares, che ha giocato una scorsa stagione eccezionale con il Tolosa, in cui secondo me ha fatto il salto definitivo dal giovane di Belle Speranze a protagonista assoluto, e poi lo ha dimostrato anche nei Rugby Championship quest'estate, dove è stato assolutamente devastante, un giocatore pazzesco, la cui mancanza si sentirà tanto. Però c'è la presenza del suo compagno di club, compagno di nazionale e compagno di essere fenomeno, che è Juan Cruz Mallia, che è al numero 15, veramente giocatore che secondo me può fare la differenza e che è un ago della bilancia importantissimo per l'Argentina. Un po' un giocatore barometro. Quando fa bel tempo per Mallia, fa bel tempo per tutta l'Argentina. Se va lui in difficoltà, rischia di andare un po' in difficoltà tutto il reparto arretrato dell'Argentina. Volevo far notare anche Danilo come, nonostante tutte le assenze che abbiamo citato e anche alcune scelte di convocazione, ad esempio non è stato chiamato Rodrigo Bruni, che è un altro terza linea che poteva fare il numero 8, che è un giocatore che con la maglia dell'Argentina c'è stato e non ha manco giocato male. Sono molto tirati sulle terze linee, eppure mettono una terza linea in campo che è Gonzalez Sanso, Grondona e Oviedo, che comunque di tutto rispetto, hanno veramente una profondità notevole, maturata nel corso degli anni. Sì, assolutamente, anche se fammi dire il fatto che non ci sia Pablo Matera a me non dispiace. No, certo, aiuta sicuramente. No, nel senso che Pablo Matera secondo me ha quel qualcosa. Ieri facevamo così in chat una lista dei giocatori che piacciono a me e mi sono dimenticato Pablo Matera, cioè della tipologia di giocatore che io apprezzo particolarmente, che ieri l'ho racchiusa in 3 elementi, ossia giocatori intelligenti, creativi e anche che sappiano uscire un po' fuori dagli schemi e quindi polivalenti, cioè che sappiano fare tante cose. E Pablo Matera probabilmente come terze linee, e da questo punto di vista, da quando si è ritirato il nostro Sergio Parisse, il migliore del mondo da questo punto di vista, cioè dal punto di vista del quello che ti fa il calcetto, quello che ti fa la cosa creativa, senza rinunciare alla fisicità della terza linea, ovviamente. Soprattutto da quando poi è tornato dall'esperienza con i Crusaders, no? Perché comunque un po' sempre nella sua carriera Matera ha rappresentato, se vuoi, il superuomo nicciano, se vogliamo fare una citazione troppo colta per quest'ora della mattina, però comunque giocava da personaggio che riceveva il pallone e non aveva paura di sfidare 2-3 avversari, e nei sistemi offensivi gli veniva proprio affidato questo compito. Vai Fabito, te prenditi i tuoi 2-3 che tanto te la risolvi da solo. Da quella situazione, che era soprattutto basata su un impianto fisico, su un motore pazzesco, lui ci ha aggiunto, dopo quell'anno al Crusaders,
un'esperienza, un acume tattico, tecnico e veramente di primissimo livello. Ok, ascolta, l'ultima su questa formazione dell'Argentina, Albornoz. Albornoz lo conosciamo benissimo, ovviamente, e io dicevo giovedì, noi lo conosciamo benissimo come tifosi, lui ci conosce benissimo come playmaker, ma anche i nostri giocatori conoscono benissimo Albornoz. E Albornoz è un giocatore fantastico, che però ha delle caratteristiche ben chiare e ben definite. E secondo me delle terze linee intelligenti come Michele Lamaro o dei generali della difesa come Nacho Brex, cioè questa cosa di conoscere Albornoz a livello di letture un po' potrebbe aiutare. Sì, e poi secondo me Albornoz è un giocatore con una caratteristica particolare che penso sia quella che gli ha impedito di avere prima maggiori responsabilità con la maglia numero 10 dei Pumas, ovvero è un giocatore che fa tante cose bene, ti risolve le partite, è un fenomeno, però fa anche errori. È un giocatore che di errori ne fa, non è esente da errori anche nelle partite dove è brillante, nelle partite dove finisce con un 8 in pagella, è un giocatore che uno o due errori te li concede a partita e su quelli devi capitalizzare assolutamente, e il punto per l'Italia sarà mettergli abbastanza pressione da cercare di fargli fare più errori possibile. Sì, sarà interessante vedere un Seb Negri. Allora, qualcuno diceva, ma secondo me con Albornoz si risparmiano. Allora, io ho risposto, guardate, partita amichevole Treviso-Harlequins, Irne Herbst, testimone di nozze di Seb Negri, si alza da una racca a gioco fermo e Seb Negri gli va sopra in una pulizia che se lo prende bene lo decapita. Quindi insomma io credo che se Seb non si risparmia nemmeno in un amichevole col suo testimone di nozze, figurati con Albornoz in un'Italia-Argentina. No, non è il personaggio che si risparmia, mi sembra, in ogni circostanza. Quella volta, non so se ti ricordi l'azione di cui parlo, dopo li hanno fatti vedere che si abbracciavano e io ho detto, ma che tipo deve essere Negri? Cioè, rischia di ammazzarlo in un amichevole e poi va bene. Va bene. Ok, allora, togliamo le formazioni e, a meno che, scusa, la panchina. Non so se volevi dire qualcosa sulla panchina dell'Argentina. L'abbiamo un po' detto prima, no, parlavamo del mismatch. Esatto, abbiamo accennato qualcosa su Cordero, che magari è andato su alcune cose collaudate con Tepomi, perché c'è ad esempio Ignacio Ruiz come tallonatore a posto di Bernasconi. C'è Cages come pilone sinistro, che è un po' quello che si è preso il ruolo di giocatore con la maglia numero 17, ha comportato anche delle esclusioni a livello di convocazioni. Secondo me Tomás Gallo fa 75 minuti stasera, vediamo. E quindi si troverà contro Simone Ferrari nel secondo. Sì, ma il cambio di livello è abbastanza importante, è un giocatore un po' imprescindibile in questo momento per l'Argentina. Io penso che alla fine i giocatori che questa partita possono deciderla a favore della Argentina siano 4: Gallo, Albornoz, Mallia e González Sanso. Due del Benetton di questi 4. Sì. Allora, vai, dacci un po' al di là degli uomini in campo, quelli che secondo te sono le chiavi per leggere la partita di oggi, anche per chi poi andrà allo stadio o la guarderà in televisione. Allora, l'Argentina è una squadra più forte dell'Italia, se guardiamo come valori assoluti, e non penso che ci siano dubbi, il Rugby Championship sta lì a dimostrarlo. Hanno battuto Nuova Zelanda, Sudafrica, Australia in fila, che è qualcosa che l'Italia in questo momento sembra essere ancora un po' lontana dal poter fare. Però abbiamo parlato fino ad ora di tutte le assenze dell'Argentina, le assenze possono incidere, è una squadra di valore leggermente inferiore a quello che ha fatto le imprese di cui abbiamo parlato finora, quindi le cose si sono un po' livellate, no? E su questo livellamento, sul fatto che giochiamo in Italia in uno stadio particolarmente caldo e sulla grande portata di sentimento e di rivalità che ha questa partita, ci dobbiamo incuneare, serve obiettivamente una prestazione abbastanza importante. Da una parte è vero che l'Argentina ha lavorato di più insieme, perché in maniera più recente, perché il Rugby Championship comunque ti lascia tanto,
però un po' le assenze, un po' il fatto che dopo il Rugby Championship tutti i giocatori sono tornati ai club e sicuramente non sono stati risparmiati, mentre l'Italia può aver avuto magari una gestione estiva un attimino più, una gestione post-estiva un pochino più oculata, potrebbe portare a un ulteriore livellamento, no? Soprattutto dal punto di vista delle qualità atletiche, fisiche e della durata all'interno della partita di cui abbiamo accennato prima. Quindi secondo me è veramente una partita che può essere ravvicinata. L'Argentina rimane la squadra favorita, questo va detto, però può essere lì. Ieri in conferenza stampa con Michele Lamaro ho accennato una cosa che ho avuto l'impressione, di cui ho avuto l'impressione ultimamente pensandoci, in realtà non ha molto raccolto e magari legittimamente non è d'accordo, però la mia opinione era che ci sono delle similitudini fra queste due squadre nel modo, anche nelle strutture offensive con cui giocano, soprattutto nella parte di campo fra le due linee dei 22 metri, quando si può fare di più lo spazio, no? Nei tuoi 22 metri non rischi ed esci il più velocemente possibile, nei 22 avversari devi essere concreto e quindi anche un po' più paziente, giocare ogni calcio di punizione, ogni opportunità anche di prenderti un calcio di punizione, quindi magari rallenti un po' e sei più preciso. La parte centrale del campo è dove si gioca di più, e lì dove si gioca di più Italia e Argentina un po' si somigliano come strutture di gioco, con tantissime opzioni, sistemi di gioco fluidi che cambiano. Entrambe utilizzano spesso, in alcune occasioni, soprattutto quando la palla è sul lato, dei pod da quattro giocatori, che sono un trend sempre più importante. Lo fa l'Irlanda, lo fa il Sudafrica. L'Italia è stata una delle prime squadre, fra l'altro, a proporlo. Adesso anche l'Argentina all'interno del Rugby Championship lo ha proposto, e lo ha proposto, fra l'altro, in qualche occasione, anche con un centro all'interno di questo pod di giocatori, che è una cosa che abbiamo visto fare all'Italia al Sei Nazioni del 2024. Pod ibridi, no? Come vengono chiamati. Esatto. Sì. Esatto, era un po' una novità. E l'altra cosa, l'altra similitudine è anche il fatto di giocare un po' quella che gli anglosassoni chiamano shape on shape, no? Quindi non solo il giocatore con dietro un asse e un penetrante a fianco, che può giocare con il portatore, che può giocare davanti o può giocare dietro la schiena, ma sempre delle ulteriori e nuove forme che si abbinano a questa forma. Quindi vediamo magari degli stack, no? 3-4, 3 quarti in fila, che vanno poi a entrare nello spazio dietro la schiena di altrettanti penetranti. Cosa che faceva moltissimo. E l'Argentina lo fa tanto. Sì. Esatto, l'Italia di Kieran Crowley ne ha veramente quasi abusato, lo faceva tantissimo. Assolutamente. L'Italia di Quesada magari ci punta leggermente meno, però è una parte del gioco che comunque è rimasta, e su questo le due squadre secondo me si assomigliano un po' come stile. L'Argentina dove può avere qualcosa in più, secondo me, in rimessa laterale, perché in mischia ordinata le cose credo che si bilanciano, e anzi l'Italia può cercare veramente di portare a casa qualcosa da lì, ma in rimessa laterale secondo me l'Argentina ha qualcosa in più, e nel drive assolutamente, sia offensivo che difensivo, ha ancora qualcosa in più. Come fonte del gioco vedo questa come quella un po' più pericolosa per l'Italia. Sì, interessantissimo. La qualità di blocchi di salto all'interno della rimessa laterale argentina è pazzesca. Anche se ieri gli argentini, in questa disamina che facevano, dicevano ci manca qualche opzione in rimessa laterale. Perché dicevano, sì è vero, Gonzalo Samso bene, che diventa un po'... non come giocatore, perché sono due giocatori completamente diversi, ma in rimessa laterale diventa il nostro Ruzza, cioè diventa il primo terminale. Però poi dicevano, al di là di González Samso, le soluzioni non è che non ci siano, ci sono anche per noi, però forse non sono... perdiamo qualcosa mettendo anche loro delle terze linee diverse, e quando hanno Matera salta anche in rimessa laterale, Lavanini, insomma, eccetera. No, è vero. Poi Franco Molina, che è un giocatore che sta sempre prendendo maggior piede all'interno della formazione, ma non è altissimo, è una seconda linea che non è un jumper clamoroso, è un Fabbro Ferraio sul resto del campo, ma magari la rimessa laterale non è la sua parte migliore. È stato inserito in formazione Pedro Rubiolo, che dovrebbe essere l'altro jumper principale della rimessa laterale. Hanno in panchina un giocatore che, se ci sono problemi, entra e può risolvere la situazione, che è Mattias Alemanno, che per tanti anni è stato
il caller, il generale, insomma, della rimessa laterale argentina, e quindi se dovessero avere problemi, secondo me saranno lì che andranno a inserirlo abbastanza presto per aggiustare le cose. Che anche noi però abbiamo il piano B in panchina. È vero che un piano B che è ancora tutto da costruire, perché Lamb non ha ancora mai giocato con l'Italia, però la competenza in rimessa laterale è ottima di Dino Lamb, insomma. Quindi, sì, assolutamente, sì. Sia se deve fare, sia se deve chiamarle, che se deve solamente interpretarle. E infatti io non darei per scontato che il cambio sia 1-1, esce Ruzza, entra Lamb, però potrebbe essere anche esce Cannone ed entra Lamb, per un fatto che comunque Nicolò Cannone si spreme tanto, è un giocatore che spende molto all'interno di una partita, e quindi magari non fargli giocare gli interi 80 minuti potrebbe essere un'opzione. Ecco, secondo me potrebbe essere una scelta non preconcetta quella di quale delle due seconde linee lascerà il posto a Dino Lamb. Mischia, secondo te invece, quanto sarà decisiva su questa partita, e soprattutto secondo te chi va avanti e chi va indietro? No, guarda, quanto sarà decisiva obiettivamente, come in tutte le partite di rugby, è fondamentale. Magari non credo che uno dei due pacchetti sia talmente tanto dominante da poter ancorare l'intera prestazione a sto distruggendo gli altri in rimessa in mischia ordinata e quindi mi posso accurare a quello. Sarà comunque una bella lotta. Secondo me l'Italia, nel complesso di tutti i giocatori, dei 13 giocatori di mischia, ha qualcosa in più nella mischia ordinata, e la sfida dei titolari sarà veramente tostissima, perché Spagnolo Riccioni è veramente una prima linea che in mischia ordinata ti può dare tantissimo, però ecco, Joel Sclavi è più largo del tavolo al quale sono seduto. Thomas Gaio, conosciamo le sue qualità, quindi anche loro hanno veramente una prima linea di super qualità. I cambi nostri forse sono un po' meglio. Secondo me l'Italia in rimessa laterale, in mischia ordinata, perdonami, può cercare qualcosa, soprattutto qualche calcio di punizione, no? Noi giochiamo sempre la mischia ordinata per cercare di spremere un calcio di punizione agli avversari, e qualcosa ne possiamo tirar fuori. Quanto mi non abbastanza oggi da dire giocheremo lì. Chiaro, quanto mi piacerebbe oggi vedere un partitone di zio Riccio, che in nazionale forse deve ancora trovare un po' la sua dimensione. Un grandissimo, tra l'altro un amico del canale, è venuto qui l'altro giorno, è stato 2 ore a chiacchierare con noi, quindi insomma uno di noi. Forza zio, dai, spacca oggi veramente. Quanto mi piacerebbe vedere il Riccio oggi. Riccio che invece nei Saracens è cresciuto tantissimo, tanto da trovarsi la maglia da titolare cucita addosso adesso. Non è che sia, sì, è vero, è andato via qualcuno, sì, ma non è che sia scontato essere il numero 3 titolarissimo dei Sarris. No, anche perché era sicuramente stato fondamentalmente la prima scelta anche lo scorso anno, no? Però esatto, con tanta rotazione. Quindi una volta giochi, una volta stai in panchina, una volta non giochi e la gestisci. Poi quando c'è la partita importante hai tu la maglia numero 3. Però quest'anno sembra qualcosa di diverso, e probabilmente anche per merito di un momento di forma piuttosto rilevante, insomma, e speriamo tutti che, come hai detto, oggi sia la sua giornata. Dai, Riccio. Allora, ultimissimo aspetto che ti chiedo, poi ti lascio andare, immagino dovrei anche andare sullo stadio, se no ti tengo qua tutto, no, non so a che ora. Con calma, ok. Andiamo, pensiamo di andare verso le 4 allo stadio, così ci guardiamo anche Inghilterra-Australia prima dell'Italia. Bella vita voi del rugby. Ascolta, l'ultimo aspetto che è venuto fuori giovedì con gli ospiti che c'erano è stato quello del gioco al piede. Ecco, mentre alcuni aspetti abbiamo detto ce la giochiamo, gioco al piede quasi tutti erano concordi nel dire che lì potremmo fare fatica, perché Albornoz e Maglià hanno un grande gioco al piede. Quesada ha aumentato sensibilmente, ma anche perché ci voleva poco, la percentuale di palle giocate al piede rispetto al periodo precedente, però forse gli interpreti non sono della stessa qualità, nel senso che un Garbisi forse un po' meno rispetto ad Albornoz, un Capuozzo che seppur ce l'ha il gioco al piede, ma un po' meno rispetto a un Maglià, e le nostre due ali non è che calcino proprio tanto e benissimo, né Lainag e poi Ioane, insomma, molto poco. Sì, esatto. Allora, questo è sicuramente un aspetto vero, però la mia impressione è anche che
rispetto a tante altre squadre, l'Argentina calcia quasi sempre lungo in campo, soprattutto da dentro i propri 22 metri, la stessa cosa fa l'Italia. Mentre dalla zona di campo che sta fra i propri 22 e i 50, la propria metà campo difensiva, senza andare nella cosiddetta zona rossa, allora lì si vedono i classici box kick, no? Però nell'Italia, nell'Argentina, anzi soprattutto i Pumas, non è che si sprechino più di tanto in 700 box a partita, un po' per fortuna dell'Italia, perché secondo me il gioco aereo magari è uno degli aspetti dove l'Italia può soffrire, però sicuramente tutte e due le squadre sono meno scientifiche dell'Irlanda, per esempio, o della Francia ancora di più, che sono squadre che quando giocano in quella parte del campo spostano il pallone sui 15 metri e mettono la palla alta per arrivare tutti sotto con la pressione. E quello Argentina e Italia lo fanno leggermente meno volte all'interno di tutti gli 80 minuti. E quindi secondo me è vero che hanno calciatori più precisi e meno inclini all'errore magari, però non necessariamente il gioco al piede dell'Argentina potrà fare tutta questa differenza. Ecco, vedo più pericoloso sinceramente il gioco con la palla in mano dell'Argentina per sfruttare gli spazi lontani, perché credo che sia strategicamente molto ben pensato per affrontare una difesa come quella dell'Italia, che è piuttosto aggressiva, e soprattutto è una linea difensiva densa che tende a lasciare l'ultima parte di campo per poi recuperare. E però l'Argentina ha dimostrato, ad esempio contro il Sudafrica nella partita che hanno vinto, di saper aggirare molto bene, di portare subito la palla lontana per trovare avanzamento. E quindi secondo me è quella la minaccia principale. E poi, una volta che riescono ad andare lì nei 15 o addirittura nei 5, la continuità diretta, nel senso che il problema è che l'Argentina ti attacca lì. Metti anche che Leinag, Ioane Capuozzo riescono in qualche maniera a sanare quella situazione, poi bisogna continuare lì a popolare la zona, perché loro vanno via con la continuità diretta, quindi... Se vanno oltre la linea difensiva sono dolori, perché sanno veramente giocare bene tutte le... Anche se c'è il placcaggio, c'è il punto d'incontro, la continuità non diretta, però continuano ad avanzare molto forte e giocano benissimo. Le situazioni di gioco rotto diventano molto molto difficili da difendere. Bene, bene, bene. Credo che abbiamo analizzato questa partita, l'abbiamo un po' vivisezionata per regalare veramente a chi ci ascolta qualche tema. E niente, basta, dai, raccontaci adesso la vostra giornata, cioè cosa fate adesso? Dai, allora, alle 4 andate allo stadio, e prima andremo a fare un giro in centro a Udine a cercare un bicchiere di vino, come lo chiamano qui. Prima di andare alla partita, magari mangiare qualcosa e goderci l'ultima giratina per il centro di Udine, che è molto raccolto, molto concentrato, però sempre, sempre molto gradevole. Bellissimo. Non ti chiedo il pronostico in secco. Grazie. No, però aspetta, perché qua, però te lo chiedo in percentuale. Cioè, secondo te, alla fine di tutto questo, sta partita, come la vedi dal punto di vista percentuale? Allora, intanto ti dico che via via che ci avviciniamo alla partita, sarà per inclinazione personale o per ulteriori riflessioni, però mi sento sempre un pochino meno ottimista. Però dai, io direi 55 Argentina, 45 Italia. Bene, bene, che rispecchia un po'... Che non è... Sì, non è neanche una cosa, no? Cioè, non diciamo... 45 Italia non è poi così poco. No, difatti, i bookmaker ci mettono più o meno sul 40%, quindi diciamo che sì, una partita che probabilmente, quando abbiamo visto l'Argentina battere All Blacks, Springboks e Australia, forse l'avremmo vista un po' più distante. Adesso formazioni, giochiamo in casa, l'avvicinarsi dell'evento forse ce la rende un po' più vicina. Poi l'inclinazione personale, ognuno c'è la sua. A me, per esempio, succede esattamente il contrario. Cioè, anche io, qualsiasi partita dell'Italia, man mano che arrivano, inizio a dire: ce la possiamo fare, ce la facciamo. Va bene. Sei un inguaribile ottimista. Sono un inguaribile ottimista. Lorenzo, io ti ringrazio veramente tanto. Saluto anche Valerio, che so che è lì, che sta lavorando vicino a te. E niente. Divertitevi. Grazie mille e niente, ci vediamo alla prossima magari, e grazie mille ancora per l'ospitata.
Fantastico. Ciao, forza azzurri e divertitevi. Ciao, ciao, grazie mille, Lorenzo. Ciao. Ciao.